Mi è stato accordato il piacere e l'onore di aprire questo primo panel dal titolo Historia, Magistra e Vitae, Identità etica ed educazione, con relatori di eccezione che sono il dottor Amadori, così come anche il dottor Corrado Cone e la dottoressa Daniela Gulino, filosofa e psicologa e psicoterapeuta, si potrebbe anche psicologa, generico. È importante oggi essere qui a parlare di un panel che chiaramente non può riassumere la vastità dell'argomento, ma perché Historia, Magistra e Vitae è così importante come titolo e perché è collegato a identità, etica ed educazione. Daniele Scalea prima ha fatto l'esempio della pianta che mette le radici, poi si sviluppa con il suo fusto e poi mette le foglie. Io farò un altro esempio figurato, forse un po' più astratto, faccio l'esempio del metro. Il metro, se noi lo consideriamo sia genericamente come un'immagine del tempo, sia come l'immagine della storia dell'uomo o di una storia, di qualcosa che riguarda l'uomo, è un oggetto che in sé riassume tutte e tre le parole di questo titolo che ho appena illustrato. Perché? Per prima cosa, identità. Quando io ho davanti un metro, io posso capire che si tratta di questo oggetto soltanto se guardo la successione dei numeri che sono appuntati sulla sua struttura. Quindi io, leggendo una successione di numeri, esattamente come la storia può essere letta come una successione di fatti, ed interpretando la successione di questi numeri appunto come una successione, io posso dare un'identità a questo oggetto. Posso capire che è un metro e non è, per esempio, un telefono. Etica, perché attraverso la sequenza in cui questi numeri sono intervallati, io posso orientarmi all'interno di altri oggetti, posso attraverso questa storia, questo metro, ottenere dei parametri per misurare altri oggetti e posso alla fine anche codificare strumenti, per chi verrà dopo di me, che siano in grado di generare altri metri, di creare altre storie, utilizzando quei parametri di misura che io ho già dato. In questo senso, la storia è maestra di vita, perché offre dei parametri, offre delle coordinate spazio-temporali che altrimenti, se noi non ne potessimo disporre, ci lascerebbero senza, appunto, orientamento, senza spazio, senza tempo. L'uomo, secondo alcuni filosofi, non può vivere se non ha a disposizione delle coordinate spazio-temporali. Che poi esistano nella concretezza dei fatti non è un fatto tanto importante. L'importante è che l'uomo le veda e che le conosca e che le studi e che le trasmetta. Ecco perché magistra vitae, maestra di vita, e non gabbia, attenzione, poi di questo parleremo. Adesso io lascerò 7 minuti a ciascuno dei nostri relatori per illustrare, oppure anche per contraddirmi, perché no, qual è il loro punto di vista riguardo alla tematica che abbiamo scelto della storia come maestra, della storia come trasmissione, della storia come guida o anche come elenco di cose da non fare, per carità. Quindi vorrei cominciare dando la parola al dottor Ocone, che appunto ha 7 minuti per illustrare quello che ritiene più opportuno in merito, e lo ringrazio fin da subito. Allora, buonasera. Il tema è quando mai, diciamo, stuzzicante, stimolante, perché appunto io credo che uno dei problemi principali della nostra situazione storica sia la mancanza o la perdita del senso storico.
E quindi io il titolo del convegno, Difendere la nostra storia, lo interpreto proprio in questo senso, e quindi questo è anche un modo poi per collegarlo all'altra tematica della cancel culture. Cioè, difendere la nostra storia significa soprattutto pensare ad una educazione, per citare un altro dei termini di questo panel, ad un'educazione che rimetta al centro il senso storico, perché il senso storico è il senso della vita stessa. E io credo che la cultura woke, come politicamente corretto, se vogliamo usare un termine diverso, non sia, sia in qualche modo il portato di tutta la modernità, perché è una sorta di radicalizzazione, estremizzazione di una tendenza che è proprio appunto dell'età moderna, che è quella appunto di anteporre la ragione alla storia. È un progetto questo della modernità che inizia già con Francesco Bacone, quando appunto lui insomma, si propone di elaborare un nuovo organo, un nuovo organum, come dice, e superare tutti gli idola, i miti del tempo, fra cui appunto anche l'idola fori, cioè lo spirito comune, come possiamo dire. E questo e quindi la ragione è qualcosa che pertiene all'umanità, ma non può essere svincolata dal suo correlato, che è appunto la storia. Nel momento in cui viene estremizzata la ragione, si arriva non al razionalismo assoluto, ma si arriva addirittura all'irrazionalismo. Io credo che in qualche modo questo sia il processo avvenuto in questi secoli. Dapprima l'illuminismo ha voluto affrancare l'umanità dalle superstizioni, ove le superstizioni venivano intese in un senso molto lato. Ha voluto affrancare l'umanità dal cristianesimo, quantomeno dal credo, l'enfam, come diceva Voltaire, crasse l'enfam. E quindi la ragione si è sempre più anteposta al sapere storico, il sapere razionale si è anteposto al sapere storico, e con il risultato che appunto si è affermata una ragione astratta, una ragione non, a mio modo di vedere, non può non fondarsi in un rapporto dialettico con la storia, con il sapere storico, con il senso storico e viceversa. E ora il razionalismo estremo ha portato appunto dove tutto è ragione, alla fine non è più ragione, quindi siamo arrivati al relativismo, al nichilismo attuale, dove anche le identità si sono frantumate. Quindi a mio modo di vedere l'auspicio che tutti dobbiamo porci, per il quale dobbiamo lavorare nella misura del possibile, è quello di creare il giusto rapporto fra il sapere storico e il sapere razionale, per un tipo di ragione non astratta, un tipo di ragione concreta, storica appunto, diversa da quella illuministica. D'altronde la ragione astratta, storica dell'illuminismo, che trova appunto nel politicamente corretto la sua esasperazione, vuole in qualche modo ricreare l'uomo appunto su basi razionali, e quindi vuole sradicare l'uomo da tutte le appartenenze, da tutte le identità, da tutto ciò che a suo modo di vedere lo limita, in quanto appunto non risponde a un disegno razionale. Lo storicista invece, colui che crede nell'importanza del senso storico, ha un altro concetto di ragione, crede che la storia non sia un cumulo di errori, di superstizioni, eccetera, ma crede che la storia sia anche un deposito di senso, di saperi, e che ovviamente di cui l'umanità non può fare a meno. Cioè
perché in qualche modo se l'umanità ne fa meno, è come un po' l'esempio che a me piace fare, quello di chi seduto su di una sedia e decide di tagliare le gambe della sedia stessa, finisce per cadere a terra. Quindi questo non significa affatto essere reazionari, conservatori nel senso cattivo della parola, perché nel senso macchiettistico, parodistico della parola, perché appunto, come diceva già Prezzolini, il conservatore è qualcuno che guarda anche al futuro, non solo al passato. E qui subentra un altro, il discorso dell'identità. L'identità che cos'è? L'identità è ciò che siamo, e ciò che siamo diventati attraverso una storia che è la storia dell'umanità, la storia nostra individuale, la storia. E quindi l'identità è, proprio per questo suo legame intrinseco alla storia, non è assolutamente quella cosa chiusa, chiusa in se stessa, autoreferenziale, che i critici delle culture dell'identità vorrebbero far apparire. L'identità, anzi, ha proprio a che fare con la storia. È un sapere chi siamo, un tenere presente del sapere depositatosi nella storia attraverso appunto l'uso del senso storico, non per contemplare quello che siamo, ma anche per andare avanti, però sempre a partire da questa base che ci costituisce e che appunto ci limita, perché anche il concetto di limite, come è stato detto precedentemente, è un concetto molto importante per una mentalità come quella che vogliamo opporre all'illuminismo radicale ed estremo che è rappresentato dalla cultura woke. E qui c'è poi anche il discorso dell'etica. Il discorso dell'etica se voi sentite parlare un esponente della cultura wokista, lui è convinto che appunto di agire seguendo delle direttive di bene, ma quello è un bene astratto, non è l'etica, è il moralismo, cioè qualcosa che pretende appunto di legare l'etica a dei precetti astratti, universali, validi sempre e comunque. Anche l'etica ha molto a che fare con il senso della storia, perché l'etica si esplicita sempre in un contesto, in una situazione. Kant diceva che non esiste il bene, ma esiste la volontà buona. Questo che significa? Significa che io non posso dire ciò che è in assoluto bene e ciò che è in assoluto male, ma devo verificare di volta in volta, appunto con la mia identità e quindi che è pregna di senso storico, ciò che nelle singole situazioni è una scelta giusta piuttosto che sbagliata, con la possibilità appunto anche di errare, perché l'uomo è un essere fallibile. E appunto forse proprio questo limite intrinseco all'umanità, la fallibilità e quindi alla sua azione, il fallibilismo è il limite più evidente che spiega anche l'intolleranza di fondo della cultura woke. Ecco, ringrazio il dottor Ocone per aver citato un passaggio che è interessantissimo per collegarlo alla presentazione che il dottor Amadori farà, cioè è impossibile, è uno dei grandi dilemmi della filosofia occidentale, desumere un'etica dal mondo fisico, dal mondo concreto. La realtà fisica, atomica, nel senso più materiale, non è in grado di comunicarci un'etica. Questa etica è l'educatore che deve in un qualche modo decidere quale sia, che deve porla di fronte agli altri uomini, sia come educazione, sia come trasmissione di una determinata tradizione, che oggi sembra una parolaccia ma non lo è. E quindi, poiché il dottor Amadori si occupa di istruzione e di educazione come consigliere all'interno del Ministero dell'Istruzione e del Merito, lascio a lui la parola e lo ringrazio. Bene, buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato. È un piacere, anche un po' un'emozione essere per la prima volta a un convegno del Centro Machiavelli. Confermo le parole dette prima dal Presidente Scalea, non c'è stata nessuna, preformattazione degli interventi, quindi è verissimo che abbiamo avuto tutti, almeno questa è la mia personale testimonianza, la massima libertà di scelta e di espressione, quindi
consentitemi di testimoniare a favore appunto della libertà di approccio che il Presidente ha ricordato, e sono qui per raccontarvi possibilmente qualcosa di un po' più pratico e operativo rispetto al grande disegno culturale che ho sentito molto efficacemente tratteggiare. Io mi occupo di processi di apprendimento, sono uno scienziato cognitivo, ho fatto uno dei primi dottorati in scienze cognitive all'Università di Padova e da 30 anni ormai faccio formazione e insegnamento, sia formazione operativa, per esempio alla sicurezza sul lavoro, sono un formatore alla sicurezza sul lavoro, sia a un livello, come dire, un po' più generale di formazione, faccio docenza universitaria, insegno comunicazione politica in Università Cattolica. Per il Ministero, per il nostro Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono un esperto ad alta qualificazione con l'obiettivo di migliorare i processi di apprendimento. Questo è il mio compito e di questo vorrei parlarvi in relazione ai temi che ho sentito. Sono partito da due premesse. La prima premessa è il valore didattico della storia, perché questo non lo dobbiamo dare per scontato. La storia ha un profondo valore didattico e dirò due parole a sostegno di questa tesi. Quindi prima premessa. Seconda premessa, sta avvenendo in realtà un processo di depotenziamento dell'insegnamento della storia. Questo processo di depotenziamento rientra in un più generale progetto di, a mio parere, la mia visione, di destoricizzazione dell'individuo. Il nuovo ordine mondiale che si sta costituendo ha bisogno di avere una grande moltitudine di individui omologati e destoricizzati. Quindi sta per avverarsi la profezia di alcuni grandi sociologi, mi riferisco in particolare a Durkheim e a Weber, quando ipotizzarono l'avvento di una società anomica, cioè priva del nomos, priva dei principi di identità e di normazione. Questa è la causa, una delle tante conseguenze è appunto il forte indebolimento della storia come disciplina da insegnare e di cui far trapelare e far percepire il valore educativo. Tutto questo si inserisce in un quadro di profondo deterioramento di processi di apprendimento generali. Io vedo a valle, all'università, l'esito di questo deterioramento cognitivo, proprio cognitivo, dei processi di apprendimento. L'anno scorso, in questi giorni, ero a Pune, in India, perché ho partecipato come membro della delegazione italiana al G20 dei ministri dell'istruzione. Il primo tema affrontato a Pune, quindi un tema planetario, è proprio quello della dispersione scolastica, in particolare la dispersione implicita. Per dispersione implicita si intende il fatto di fare un certo percorso, di ricevere una certa formazione e di non avere gli apprendimenti che uno dovrebbe avere. Noi stessi potremmo misurare la dispersione cognitiva di questo evento se andassimo a registrare, una volta usciti di qui, cosa ci è rimasto in testa di questo convegno. Perché c'è questa tendenza molto forte alla dispersione? Perché siamo sovraccarichi di informazione e quindi il nostro sistema cognitivo, che segue un banale meccanismo di economicità, tende a selezionare l'informazione. Tutto questo converge a far sì, insomma, che la conoscenza storica media dei nostri ragazzi sia estremamente limitata, sia estremamente deteriorata rispetto a quelli che dovrebbero essere gli standard. Quindi, perché la storia possa essere maestra di vita, bisogna innanzitutto impararla la storia, imparare una qualche forma di storia, e quindi bisogna anche insegnarla. Se non lavoriamo su operativamente sui processi di insegnamento e apprendimento, sarà un bel titolo, quello della storia come maestra di vita, ma non raggiungeremo alcun obiettivo. Quindi il mio focus, nei pochi minuti che mi rimangono, riguarda cosa possiamo fare. Che cosa possiamo fare? In realtà mi sono ispirato al motto del centro studi. Convincere, e dopo convincere cosa c'è? Agire, fare. Quindi vediamo cosa possiamo fare. Intanto bisogna un po' decidere l'approccio generale all'insegnamento della storia. Gli approcci classici sono due in psicopedagogia per l'insegnamento della storia. L'approccio cronologico, che prima lei citava, quindi la storia come sequenza di eventi, e l'approccio concettuale, la storia come aree tematiche.
posso parlare di migrazione come area tematica e a partire da questo macro tema andare a ricostruire le fila storiche dei vari processi migratori. Oppure posso prendere la storia dell'Italia, il metro di cui sentivo per la metafora del metro, e andare a vedere dove si collocano i principali picchi di emigrazione o di immigrazione in questo ipotetico metro. Normalmente l'insegnamento della storia è un misto di questi due approcci, un po' cronologico, un po' concettuale. Manca però, secondo me, una dimensione, una terza dimensione didattica che invece è essenziale per cogliere, per intercettare le nuove generazioni. Noi dobbiamo comprendere che esistono delle strutture invisibili che si chiamano architetture cognitive. Queste architetture cognitive si strutturano sul tipo di esposizione informativa che noi riceviamo nei primi anni di vita. Chi è nato nella società della televisione, i famosi baby boomers a cui mi onoro di appartenere, ha avuto un imprinting su un determinato tipo di presentazione dei contenuti. Chi è nativo digitale, quindi la generazione Z, soprattutto la cosiddetta generazione Alpha, i nati dal 2010 in poi, invece ha avuto una formattazione, proprio una formattazione cognitiva su un modo di processare l'informazione molto più episodico, molto più frammentato. Quella famosa scala metrica, lineare, non c'è più. È un mondo più di informazioni in parallelo che informazioni in sequenza. Ora, se noi non capiamo che gli esseri umani sono come dei computer che downloadano dal sistema in cui nascono le strutture cognitive con cui leggere la realtà, non riusciremo mai a modificare i processi di apprendimento. Perché i bambini della generazione che ho chiamato in una ricerca fatta per Rai, generazione YouTube, hanno proprio degli algoritmi di processamento dell'informazione che sono diversi da quelli che abbiamo noi. Quindi cosa possiamo fare? Dobbiamo introdurre nell'insegnamento della storia una terza dimensione, che normalmente manca, che è la dimensione narrativa. Bisogna, come dire, combinare l'insegnamento della storia con lo storytelling. Lo storytelling è proprio una metodologia, la si utilizza moltissimo in comunicazione politica. E dobbiamo far riemergere la dimensione umana che c'è nella storia. Perché la storia viene presentata, mi sono scaricato un semplice appunto sul perché diciamo pochi ragazzi amano la storia. Ecco, una delle risposte è perché a scuola la storia è presentata appunto come una serie cronologica di fatti, perché noi diamo per scontata la struttura lineare di cui parlavamo prima. Invece le strutture dei ragazzi di oggi sono circolari, non sono lineari. Presentiamo anche dei concetti per spiegare quei fatti e quegli avvenimenti, ma non mettiamo in luce la dimensione che interessa alla generazione YouTube e alle generazioni che verranno, cioè conoscere più da vicino i vari personaggi che l'hanno fatta la storia e presentarli non come statue fredde e lontane. Quando noi studiamo la storia vediamo delle statue, delle figurine fredde e lontane. Bisogna presentarli come persone del tutto simili a noi, con tutti i loro vizi, le loro passioni, le loro virtù e anche chiaramente le cose che hanno fatto o che non hanno fatto. Se noi non raccontiamo la storia in modo diverso, non consolideremo più gli apprendimenti relativi alla storia e quindi sarà del tutto virtuale, velleitario, sottolineare la funzione di storia come maestra di vita. Io ho tutta una serie di altri accorgimenti proprio psicopedagogici, di tecnologia dell'insegnamento, che potrebbero essere implementati. Per non togliere tempo agli altri relatori, rimando al pezzo diciamo, che ho preparato per voi. Due sole cose per concludere. Un elemento fondamentale per insegnare bene la storia, per farla diventare ancora oggi maestra di vita, è prendere coscienza dei bias cognitivi. I bias cognitivi, bias, è una strana parola, gli psicologi amano inventare parole a volte un po' strane. Bias, pronunciato bias, è un termine fondamentale delle moderne scienze cognitive. Cos'è un bias? È un meccanismo di distorsione dell'informazione. Noi viviamo immersi, la nostra mente per molti aspetti è una prigione bayesiana, mi riferisco a una teoria del funzionamento della mente chiamata teoria bayesiana della mente. In pratica noi selezioniamo l'informazione per autoconfermare la visione che abbiamo già. Noi siamo creature autoconfermative, detestiamo essere messi in discussione e metterci in discussione.
E la nostra mente ha tutta una serie di algoritmi, di programmi, che ci aiutano a fare questo, questi a rimanere prigionieri dentro il nostro cranio. Questi algoritmi sono chiamati dagli psicologi bias. Ora, è meno importante parlare di bias insegnando la matematica, ci sono interessanti bias che rendono difficile l'apprendimento di alcuni concetti. Una delle prime ricerche che ho fatto riguardò l'apprendimento del concetto di zero, molto complesso, proprio per i bias che abbiamo. La storia si presta straordinariamente all'utilizzo di bias. Bias nell'insegnarla, bias nell'apprenderla. Noi distorciamo gli eventi storici, o meno, e questa è la vera matrice cognitiva della cultura woke, la tecnologia della persuasione dell'ideologia woke consiste nella teoria del framing. Il framing, l'incorniciamento per incanalare le informazioni, quindi anche la decodifica delle informazioni nella direzione che vogliamo noi, la teoria del framing fondamentale, una stessa informazione a seconda di come viene incorniciata, può portare a un esito oppure un esito completamente diverso. Tutto dipende da come incorniciamo l'informazione. Le scoperte in questo ambito sono state fatte da un premio Nobel per l'economia, era uno psicologo in realtà, è scomparso recentemente, sto parlando di Daniel Kahneman e della sua teoria del prospetto. Kahneman ci ha dato gli strumenti per capire, in particolare direi per l'insegnamento della storia, come noi possiamo incanalare l'interpretazione, come noi attraverso dei processi di selezione da un lato e di conferma dall'altro possiamo portare chi studia la storia a non avere quel pensiero critico che era stato dato come uno dei temi di dibattito, ma al contrario di avere un pensiero autoconfermativo. Andate in Corea del Nord e voi vedrete in azione potentemente questi meccanismi. In realtà anche nell'Occidente avvengono, perché è nella natura umana di detestare di essere messi in discussione. Siamo estremamente allergici a essere messi in discussione. Per concludere, volevo riaffermare il profondo valore didattico, formativo della storia. Perché la storia è così importante? Mi sono arrovellato a lungo, diciamo, per trovare un'analogia, qualcosa di semplice, perché ho visto che i riferimenti molto alti, insomma, li fanno meglio di me altri relatori, fanno un riferimento più concreto e più basso. Perché la storia è l'equivalente della biologia e della biografia. Noi siamo oggi quello che eravamo ieri. Questo è il senso della storia. La storia è dentro di noi. La storia in realtà non sta su quel metro che sembra avere un prima e un dopo. C'è anche il metro, ma in realtà quel metro è schiacciato e compresso dentro di noi. Come succede per la biologia? Il nostro DNA comprende tutta la nostra evoluzione precedente. Una semplice dimostrazione, noi condividiamo, il genoma umano è composto da circa 30.000 geni. Il 99% di questi geni c'è nel genoma di alcune scimmie antropomorfe, in particolare dei gorilla. Se venite in tangenziale di Milano in orario di punta, capite che questa scoperta ha un suo fondamento reale. Quindi la biologia è dentro di noi, la nostra storia evolutiva è dentro di noi. La nostra biografia è dentro di noi. Noi siamo la somma delle esperienze che abbiamo avuto. Questo determina la nostra identità sul piano individuale. A livello collettivo è la stessa cosa. La storia è dentro di noi. Quindi separarci dalla nostra storia o incanalarla nelle direzioni che vogliamo rientra appunto in quel terribile processo di destoricizzazione dell'individuo, dietro cui c'è un processo ancora più grande che è la distruzione dell'antropos. Noi stiamo ponendo le basi per la distruzione dell'antropos, per l'alienazione da noi stessi. La profezia di Harari, se non avete letto i libri di Harari, fatelo. Ecco, difendere la storia e dare gli strumenti anche per analizzare i nostri bias cognitivi nello studio della storia, difendere la storia vuol dire in realtà difendere l'identità umana, vuol dire difendere la cultura dell'antropos. E questa è, secondo me, la migliore ragione per sensibilizzare sull'insegnamento della storia, ma, ripeto, possibilmente facendolo su un piano pratico, perché abbiamo poco tempo. Non è più tempo solo di filosofare, è arrivato il tempo di agire. C'è del marcio in Danimarca e Amleto si sta dando da fare per risolvere il problema.
Grazie al dottor Amadori per questo intervento molto denso e tra l'altro specifico, poiché una volta che avremo terminato questi interventi singoli, poi porrò alcune domande io ai relatori e quindi alcune considerazioni che magari sono state toccate così en passant adesso, poi sarà possibile illustrarle e spiegarle meglio. Lascio quindi la parola alla dottoressa Gulino, che appunto sicuramente si può agganciare molto bene a quanto è stato detto anche proprio dal dottor Amadori, vedevo che annuiva spesso, perché siamo nel suo campo, nel proprio lì dove si raccorda l'insegnamento al, permettetemi il brutto termine, materiale umano e della persona. Quindi vediamo che cosa si può scoprire e soprattutto che cosa si può fare in questo senso per cercare di fornire ancora delle coordinate. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ci tengo a premettere che sicuramente non mi sento al livello del dottor Amadori e neanche lo sono, evidentemente, però cercherò di dare... Sono un timido ben compensato, se dice così mi mette in imbarazzo. Cercherò insomma di dare delle immagini, delle suggestioni, delle basi, tornerò un po' alle basi, ecco. Perché quando mi è stato posto questo tema, cioè la storia come maestra di vita, storia magistra vitae, si sono scatenate ovviamente un sacco di immagini e di concetti. Non a caso i tre concetti aggiuntivi sono appunto etica, educazione e identità. Perché la storia come maestra di vita sicuramente non può dividersi da questi altri tre concetti, è fondamentale, è un concetto integrato, è un pluriconcetto che contiene un sacco di informazioni. Partiamo dalla storia come maestra di vita, magari sarò un po' didattica, però anche la semplicità ha un suo valore. La storia come maestra di vita è di fatto una citazione latina di Cicerone, che dice «Lux veritatis, vita memorie, historia vero testis temporum magistra vitae nuntia vetustatis», e significa «la storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell'antichità». Una cosa fondamentale per l'Occidente odierno è sicuramente tornare ai classici, perché nei classici c'è già tutto. Ed è quello che oggi tentano sempre di più di far dimenticare, di non insegnare. Eliminando la storia dei classici, si elimina la nostra stessa storia, la nostra identità e quindi la costituzione di base della civiltà, perché senza identità non c'è civiltà. Cicerone intendeva quindi che la storia fosse una guida per il di conoscenza e saggezza per il futuro. Senza storia non c'è una guida e quindi non c'è conoscenza né di se stessi né dell'ambiente esterno né del passato e né del futuro. La storia è un faro, anche perché nella classicità greca il tempo non era visto esattamente come lo vediamo noi e in questo senso ovviamente mi hanno suscitato delle immagini anche quello che ha detto il dottor Malaguti. La storia ha una visione e viene vista in, in un tempo cronologico, quindi dal passato al futuro, lineare. E in questo senso è un esempio, una base che fa da ponte verso il futuro. Se noi perdiamo la storia, se noi perdiamo quindi la conoscenza del nostro passato, perdiamo tutte le potenzialità di creazione di quello che l'uomo può diventare, ma anche del presente, di ciò che siamo. Non sappiamo più ciò che siamo. Un esempio su tutti, sicuramente, che viene dalla neuropsicologia è, per esempio, il malato di Alzheimer, le malattie neurodegenerative, le demenze prefrontali. Quando il cervello subisce delle lesioni o ha delle malattie degenerative che colpiscono i lobi frontali e temporali, si perde l'identità, si perde l'io, si perde il soggetto. Non esiste più il soggetto.
l'individuo diventa catatonico, non c'è più niente, è come un iceberg che si scioglie nell'acqua, non rimane nulla dell'uomo. Questo è un esempio di quello che può diventare la situazione che stiamo vivendo, perché senza storia non c'è uomo, l'uomo è fatto dalla sua storia. L'identità, ad esempio, si forma da più identità, c'è l'identità specifica, individuale, c'è un'identità collettiva, c'è un'identità storica. L'identità individuale è il senso e la coscienza di se stessi, l'esistenza di se stessi per se stessi. L'identità collettiva invece si forma con quello che sono gli eventi all'esterno, quindi i fenomeni esterni, la fenomenologia del mondo, il passato, la storia e tutto ciò che ci relaziona con l'ambiente. Questo forma l'identità collettiva. L'identità di un popolo si basa, quindi l'identità di un popolo, di una comunità, non parliamo di società, possono esserci vari tipi di società, ma l'identità si forma quindi su base individuale e su base collettiva. L'identità storica è un'altra cosa, l'identità storica si forma su quella che è la documentazione storica delle interpretazioni dei fatti che sono accaduti nel tempo. Queste cose vanno messe insieme e tutte e tre hanno una loro importanza, quindi non si può insegnare la storia solo come una visione cronologica, perché in questo senso viene meno una dimensione individuale e collettiva. Soprattutto una critica che io posso, che mi sento di fare su come viene insegnata la storia oggi e che viene insegnata con un sistema etiologico e non simbolo poietico. Cosa vuol dire? Che viene insegnata con un'estrema violenza. Assolutamente la violenza va accettata e integrata, nel senso che la storia è fatta anche di eventi violenti, ma manca l'immaginario simbolo poietico, che è l'immaginario di cooperazione, di creazione, di immaginazione, è l'immaginario iconico. Se noi togliamo questo immaginario, noi riempiamo gli individui come se fossero secchi, pieni di nozioni, in cui c'è poi si verifica quel sovraccarico informativo in cui non si apprende nulla. Quindi fondamentale sarebbe integrare questo tipo di visioni, e ci sono già le tecniche per farlo, per riuscire a insegnare la storia in questo modo. Ci tengo ovviamente a dire anche, quando parliamo di identità, oggi è in corso una grande crisi ovviamente di identità collettiva e individuale, perché non esiste mai una crisi di identità individuale senza una crisi collettiva e viceversa. Quindi noi viviamo una crisi dell'individuo, una crisi dell'uomo, una crisi dell'antropos, ma anche una crisi della società, una crisi più grande di noi, ed è pericolosissima perché non abbiamo mai vissuto una crisi così grande. Questa è la più grande crisi che si sia mai verificata. Per riuscire a risanare quello che è il tessuto dell'individuo e il tessuto sociale, quindi, bisogna riuscire a cercare di portare l'individuo al centro di se stesso. Quindi bisogna fare un'operazione educativa che va oltre l'informazione, bisogna andare al cuore delle persone, cercare di portare appunto l'esistenza di certi argomenti storici in un modo che le nuove generazioni possano apprendere dalla storia. Se non si apprende dalla storia, possiamo citare Machiavelli, il convegno è organizzato dal Centro Studi di Machiavelli, per Machiavelli la storia è un esempio, la storia è un documento, la storia è fatta di leggi che si ripetono, per questo vanno indagate. La storia è importante perché senza queste leggi, che non vengono indagate, non ci può essere un futuro, una guida. Quindi anche in questo senso il Machiavelli era molto chiaro.
Sì, sono, ho finito. Sì, andiamo sulla conclusione. Andiamo sulla conclusione. Altri due concetti che, di cui vorrei parlare, ma non farò in tempo, sono quelli di etica ed educazione. Oggi abbiamo un gran bisogno di etica. Oggi la gente non differenzia più la morale dall'etica. Io sento parlare purtroppo anche professori universitari che si domandano se l'etica esista, come se l'etica non abbia più una sostanza. È vero che l'etica è qualcosa che può essere visto in una modalità talmente astratta, e l'hanno detto anche prima altri relatori, che può essere molto confusa. Però la morale si basa su leggi, consuetudini, che devono essere seguite. L'etica è la riflessione su queste leggi e consuetudini e su quanto siano rivolte al bene comune, alla libertà e alla felicità, perché l'uomo deve essere felice, è il concetto di eudaimonia che si usava appunto nell'antica Grecia. Come si fa a perseguire un'etica? Non è facile, perché la morale cambia nel tempo, dipende dalla società. L'etica invece è qualcosa di eterno, è un principio che va continuamente indagato, che va continuamente riflettuto. Io direi che un insegnamento si può trarre dalla regola d'oro, nessuno mai ci pensa, ma la regola d'oro è una tradizione, qui parliamo di tradizioni perché anche ovviamente nella storia servono le tradizioni e le narrazioni che spesso appunto non vengono insegnate. Ma la regola d'oro ci dice da più di 3.000 anni ed è presente in quasi tutte le tradizioni religiose o sapienziali che non bisogna fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te stesso. Oppure, in positivo, fai agli altri ciò che vuoi venga fatto a te. Ovviamente escludendo disturbi di personalità, psicopatologie gravi o altre parafilie, disturbi parafilici o altri, insomma, problemi che il 12% della popolazione ha e non cura. Però questa è l'etica e questa regola in fondo può essere seguita da tutti, perché l'etica è il confronto di se stessi con se stessi, mentre tutto il resto, la morale, è il confronto di noi stessi con la società esterna, con l'ambiente e con gli altri. Ma l'etica è in fondo la riflessione che noi facciamo ogni giorno allo specchio, magari la sera quando andiamo a letto, e soprattutto l'etica nasce anche dal confronto con la nostra ombra, col male che abbiamo tutti all'interno, dal confronto e anche dall'integrazione. Perché io, più noi conosciamo le parti, tra virgolette, non sane o represse o non volute, più riusciamo in realtà a integrarle e a superarle. La consapevolezza è alla chiave di tutto. Io niente, non vado oltre perché sennò è finito il tempo. Allora, non c'è problema tanto, nel senso abbiamo cominciato 10 minuti dopo, quindi ne abbiamo ancora 20 minuti, farò alcune domande che permetteranno in realtà di sviluppare questi punti. E tornando, adesso siamo diciamo scesi nell'ambito più pratico, voglio tornare un attimo più nella teoria, per chiedere al dottor Occone che cosa ne pensa appunto del ruolo della storia come maestra. Noi abbiamo visto nell'Ottocento e nel Novecento che in realtà la storia più che maestra è stata interpretata soprattutto dalla corrente, diciamo, Hegel, la sinistra hegeliana, quasi come una gabbia da studiare, quasi come se fosse la fisica delle particelle o ancora meglio la teoria newtoniana. Quindi la storia è una gabbia oppure può essere, da cui non si può scappare e che quindi avrà un esito predestinato, oppure c'è spazio per la volontà dell'uomo in questa in una prospettiva storica? Io personalmente da conservatore ritengo molto pericolosa l'idea di una storia che si possa arrivare a conoscere quasi come se fosse una tavola delle effemeridi. Com'è possibile cercare di diciamo scavalcare e mandare in pensione, se è il caso di farlo, una simile
dottrina della storia. Insomma, la domanda insomma, ci fa andare molto sul teorico, sullo speculativo, se lei dite, ma cercherò comunque di semplificare al massimo il discorso. Prima di tutto devo sfaterei insomma qualche luogo comune. Hegel era un grande pensatore, ovviamente, e non c'è solo questa. In Hegel c'è anche, secondo me, una affermazione della libertà umana, della lotta, del conflitto per il riconoscimento. Insomma, Hegel è tante cose, non c'è solo, diciamo, questa. Quindi mi distanzierei un po' dall'interpretazione popperiana. Ma forse nello stesso Marx, in Marx c'è la parte più vitale del marxismo, che è quella poi che faceva dire al Duce che Gentile era il più marxista, dice il più marxista degli italiani, ce l'abbiamo nelle nostre file, cioè quindi era un'idea di teoria appiattita sulla prassi, sostanzialmente, che poi ha anche il senso dell'attualismo ed è quello che spiega pure molti passaggi fra una mentalità marxista e una mentalità appunto attualistica, nel senso appunto che molti professori che si erano formati alla scuola di Gentile poi sono diventati comunisti, un po' per opportunismo anche sicuramente, ma c'erano anche dei motivi teorici non indifferenti. Io sto su un altro versante, ovviamente, che è quello liberale e liberal conservatore. Io dico liberale perché secondo me il liberal progressismo non è un liberalismo, quindi ovviamente sto su questo versante e credo che il discorso sia molto compresso, ma ed è molto, la domanda è molto pertinente perché ho cercato anche nel primo giro di dare una risposta a questa questione. La storia è necessaria, essenziale, ma non deve essere una gabbia, cioè. E allora credo che non deve essere una gabbia, perché sennò siamo di fronte a una filosofia della storia, allo storicismo inteso nel senso in cui lo intendeva Popper, cioè a una storia con un disegno predeterminato anche per il futuro. E questo fa parte molto pure della più deleteria cultura di sinistra, quando Ilaria Salis dice per esempio noi siamo dalla parte giusta della storia, più o meno fa riferimento a questa idea di progresso unilineare, rettilineo, che va verso non si sa quali lidi, mentre molto più laicamente la storia è fatta di scelte dei singoli individui che poi interagendo danno anche luogo ovviamente a delle conseguenze inattese, imprevedibili per fortuna, sono le cosiddette conseguenze inintenzionali dell'azione umana. Allora, per tornare alla domanda, io insomma non riesco a scrollarmi di dosso la definizione che dette Benedetto Croce quando diceva la storia si pensa come necessità e si fa come libertà. Che significa questo? Significa che io la storia la devo pensare come necessità perché, e in questo forse è il più grosso insegnamento di Hegel, la verità è l'intero. Cioè io quando vado a riflettere sulla storia non posso esprimere giudizi, devo essere il più obiettivo possibile. Poi però sta a me agire, però non posso, la storia non può determinare la mia azione. Perciò io parlavo di senso storico all'inizio. Il senso storico è qualcosa che ci dà, come posso dire, un involucro, ci permette di non agire nel vuoto assoluto e quindi di essere irrazionalistici, nichilistici, relativistici, però non può essere nemmeno una gabbia stretta, perché qualora fosse una gabbia stretta si va incontro alla cosiddetta teologia politica. La teologia politica, oppure anche a quello che Hochschild chiamava il razionalismo in politica,
Cioè il razionalismo in politica è quando di peggiore possa esserci, perché la politica non è razionalizzabile, perché la politica è libertà. E quindi, essendo libertà, ha un quid di imprevedibilità che non può essere sottovalutato. Ovviamente nell'azione politica ognuno di noi porta tutto se stesso, e porta anche la sua cultura, la sua formazione, la sua forma mentis, che non è qualcosa di immutabile ovviamente, ma qualcosa che può anche cambiare. E questo qualcosa, appunto, secondo me, deve funzionare come una sorta di quadro di riferimento, e questo qualcosa ce lo dà soprattutto la storia, il senso storico. Quindi il senso storico è necessario, ma non deve essere una gabbia. Bisogna utilizzarlo per pensare il passato, e quindi anche noi stessi che agiamo nel presente, ma nello stesso tempo dobbiamo anche ammettere che non ci sarebbe umanità senza senza libertà, una libertà situata appunto, e quindi non ci sarebbe storia, storia degli uomini, se non ci fosse un tot di imprevedibilità. Perfetto. E questo mi permette di passare esattamente alla domanda successiva che volevo fare al dottor Amadori, visto che la storia si fa con la volontà, e direi anche che, visto che la storia è anche insegnamento, sulla storia influisce moltissimo il modo in cui insegniamo la storia. Con quale criterio oggi un educatore dovrebbe, da educatore, visto che la storia umana è irriducibile in un programma scolastico, ma anche in un programma di autoformazione culturale di un intellettuale che volesse formarsi da sé, come facciamo a scegliere che cosa vogliamo insegnare e che cosa invece vogliamo lasciare o all'oblio oppure all'approfondimento personale? È una scelta di campo, oserei dire anche politica, in questo senso. Molto della tematica woke ruota attorno a questo, molto della polemica neoliberal ruota attorno a questo. Cosa possiamo fare in merito? Sì, sono tutte domande molto complesse, molto ampie e profonde. Ma io ricordo banalmente che il primo punto di ogni processo di insegnamento è stabilire l'obiettivo didattico che si vuole raggiungere. Che cosa vogliamo ottenere? Dal punto di vista del nostro Ministero, il vero obiettivo a cui deve tendere tutto l'insegnamento, lo potremmo definire un meta-obiettivo, un obiettivo che sta sopra tutti gli altri obiettivi, è la formazione di un cittadino consapevole. Questo in fondo è anche il nostro dettame costituzionale per quanto riguarda istruzione ed educazione. Formare alla cittadinanza attiva e consapevole, in modo che le persone poi vadano a votare, scelgano in quale partito magari fare attività politica, capiscano qual è la propria virtù sociale opportuna nella vita e scelgano il percorso di formazione più coerente con i propri talenti. Non a caso il ministro Valditara, nel suo libro recentemente uscito, La scuola dei talenti, insiste molto su questo concetto del talento. Lo scopo della scuola deve essere questo: sviluppare, far riconoscere, torna al concetto di consapevolezza che illustrava prima Daniela, quindi deve portare gli individui alla maturità personale per riconoscere di quale talento ogni individuo è portatore, e la scuola deve far sì che questo talento si possa esprimere al meglio all'interno della società. Questo, dal mio punto di vista, è il criterio che deve, se proprio vogliamo forzare, diciamo, un educatore a fare una selezione, che non sia semplicemente una selezione basata sul correre e perdere per strada un po' di punti di un programma che effettivamente è troppo ampio per essere sviluppato in modo adeguato, questo dovrebbe essere il criterio. Per esempio, la storia romana, se adottiamo questo obiettivo pedagogico, la storia romana che ci insegna come è nato il diritto come lo concepiamo oggi, la storia romana che ci insegna come si organizzano società complesse. La Roma imperiale aveva 1 milione di abitanti, 1 milione di abitanti, in quel periodo senza internet, senza metropolitane. Cioè, provate a immaginare per l'epoca che organismo era. Ecco, Roma
studiate in quest'ottica di attualizzazione può aiutare la storia romana, ancora più forse di quella greca, se proprio vogliamo andare giù con l'accetta a selezionare, deve essere un capitolo assolutamente centrale dell'insegnamento della storia, perché è proprio studiando a fondo e bene la storia romana che noi possiamo, torniamo al concetto di essere quello che eravamo. Noi ci portiamo dentro la storia, è una comunità, è una collettività di individui, ognuno dei quali ha dentro di sé la storia precedente e che nel loro insieme ripropongono in forma diversa, attualizzata, la storia che hanno avuto. Quindi un criterio, secondo me, può essere semplicemente, se vogliamo banalmente questo, stabilire l'obiettivo didattico fondamentale che è creare dei cittadini maturi, consapevoli, capaci di riconoscere e sviluppare i propri talenti e quindi selezionare le parti della storia che sono più coerenti con questo obiettivo. Il Risorgimento, per esempio. Il Risorgimento ha un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra identità nazionale e quindi il Risorgimento meriterebbe un opportunissimo approfondimento. Vogliamo andare nella storia più recente? I fattori economici e sociali alla base del miracolo economico italiano. Come è stato possibile che un paese fondamentalmente agricolo nel giro di 10 anni si trasformasse in una delle prime potenze economiche del mondo? Studiare quel pezzo di storia ci può aiutare a ottenere quell'obiettivo. E quindi, concludo, un criterio può essere quello della compatibilità in termini di attualizzazione, cioè è importante prendere contenuti della storia che possano essere ragionevolmente attualizzati, cioè utilizzati per comprendere le radici del nostro presente, per comprendere il funzionamento, la fisiologia, la meccanica del nostro presente, stando ben attenti a non commettere un bias tipico della lettura della storia che è di pensare il passato con le categorie, con le architetture mentali del presente. Questo è uno dei tanti bias, la storia si presta moltissimo al suo dei processi di deformazione. La tipica deformazione è pensare che quello che vale per le architetture di oggi valesse anche per le architetture di Roma imperiale. Però insomma io proporrei questo criterio, però insisto sull'importanza di cambiare il metodo, la storia deve essere resa viva. Faccio un ultimo esempio, prendo giusto 30 secondi, quando io, come tutti, molti di noi, ho studiato la sequenza dei re di Roma, e sentivo Tarquinio Prisco, oppure Tarquinio e Superbo, ma chi è? Cioè proprio anche solo a livello di faccia, ma che faccia avevano? Che individui erano? Cu erano, come dicono i miei amici calabresi? Oggi ci sono dei programmi, degli algoritmi, che ho rivisto banalmente in un reel su Facebook, la sequenza degli imperatori romani attualizzati, trasformati in figure fisiche. Ma così mi rimangono impressi, così mi rimane impresso chi era Nerone, chi era Ottaviano Augusto, chi era Cesare. Quindi rendere più ecologica la storia, insegnarla in un modo più moderno, usare molto la gamification, una tendenza di tutta la psicopedagogia moderna è la gamification, la potenza educativa del gioco. Le nuove tecnologie consentono questo. Ecco, quindi selezionare secondo quel criterio e poi attualizzare anche utilizzando utilizzando l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie che sono un formidabile aiuto a una buona pedagogia, se però a guidarle sempre l'antropos. Rimettendo al centro l'antropos, allora anche l'intelligenza artificiale diventa una forza amica. Grazie. E in merito a questo volevo chiedere alla dottoressa Gulino, partendo da una considerazione, cioè la teologia, quella che prima è stata definita la teologia, il culto del woke, mette al centro la storia in realtà, ma la mette al centro solo come esempio negativo, cioè la storia non insegna, non è mai magistra di vite, ma lo è al negativo, cioè insegna sempre che cosa non dobbiamo fare, ci insegna cosa non dobbiamo essere, ma è molto povera nel dirci che cosa dobbiamo essere. Quindi in realtà la storia declinata dal woke è in realtà l'antistoria, è istoricofobica se prendiamo l'assioma dell'istoria magistra vite. Come si fa a uscire attraverso gli strumenti dell'educazione e della psicologia da una visione così terrificante di un passato, che poi significa anche sfiducia nell'uomo come costruttore di storia? Come facciamo a ridare fiducia all'anthropos?
Allora, innanzitutto bisogna dire che quello che sta avvenendo in questa destrutturazione dell'individuo, dell'identità e della storia è qualcosa che rasenta veramente il diabolico, ma non diabolico nel senso nel concetto insomma religioso, ma diabolus, cioè qualcosa che divide la mente, sta veramente frammentando l'uomo. Quindi la domanda è in realtà molto molto complessa. Il fatto per cancellare un'identità, per cancellare un soggetto, per cancellare un individuo, come ho detto prima, è fondamentale cancellare il suo passato. Se noi cancelliamo il passato, il soggetto non esiste più, smette di esistere. E se smette di esistere l'io, la coscienza, il soggetto, sicuramente questo essere non nel concetto filosofico, ma questa creatura che rimane, questo organismo, è sicuramente un individuo malleabile, manipolabile e un individuo che non ha più nessuno spirito critico, non ha più nessuna anche probabilmente volontà se non quella degli istinti di base, che probabilmente almeno quelli rimangono, forse neanche quelli evidentemente. Cosa bisogna fare oggi per riuscire a venirne fuori? Sicuramente non è semplice, perché come ha anche detto prima il presidente del Centro Studi, il dottor Scalea, cioè questa in realtà è un conflitto, bisogna difendersi, anteporre una difesa, ma che è la difesa dell'uomo, bisogna costruire le fortezze, e la prima cosa è costruire una fortezza attorno a noi, la fortezza al centro, dove al centro mettiamo noi stessi, e cercare di rimanere integri, cioè cercare di far permanere sempre il dubbio e lo spirito critico. Sulle nuove generazioni ovviamente il discorso è diverso, come diceva anche prima il professor Amadori, e la cosa è molto più difficile perché il cervello è molto malleabile, le suture craniche si chiudono a 21 anni, quindi fino a 21 anni di fatto l'uomo è un bambino e si sta ancora formando, il suo cervello è ancora in formazione. Quindi, poi si è scoperto con ovviamente la neuropsicologia e che il cervello in realtà ha una plasticità neuronale che va avanti tutta la vita, noi siamo esseri neotenici, quindi possiamo continuare ad apprendere per tutta la vita, però le strutture di base si formano ovviamente tra l'infanzia e l'inizio dell'età adulta ed è un passaggio fondamentale. Se non si avviano durante questa età alcune procedure, se non si insegnano determinate cose, potrebbe veramente essere una guerra persa. Oggi in realtà viviamo anche un'epoca in cui vediamo sempre più patologie, autismi che vengono fuori proprio per questi motivi. Quindi si sta sgretolando l'uomo, si sta sgretolando con l'uomo una civiltà intera, tra l'altro. Quando prima, non mi ricordo il nome del professore che ha parlato del concetto di cura, per esempio. Un'antropologa famosa, un inglese, Margaret Mead, ha detto che la civiltà è iniziata con la cura. Il primo femore rotto in un uomo che è stato curato da chi si è preso cura di lui in natura, quello è stato l'inizio della civiltà, perché significa che ha cooperato per una costruzione di qualcosa comune, mentre l'uomo senza la cura dell'altro muore. Noi siamo esseri sociali, la civiltà inizia lì. Cosa bisogna fare? Sicuramente oggi bisogna procedere con un'educazione che sia una vera educazione nel senso etimologico e più antico del termine. Bisogna sempre guardare alla tradizione. Nella tradizione, nella classicità, noi abbiamo le basi, i pilastri della nostra civiltà. Quindi dobbiamo insegnare assolutamente quei pilastri, ma non nel modo che dicevo prima. Platone
diceva che bisogna far ardere una fiamma dentro le persone, non vanno riempite come fossero dei vasi. Per fare questo ovviamente bisogna attuare tutta una serie di cose, il modello dell'insegnamento andrebbe insomma rivisto in tante cose, la modalità di insegnamento, il fatto, quando dicevo prima che bisogna insegnare con dei metodi che non siano solamente quelli della violenza, non per fare in modo che la violenza non venga vissuta, perché quando si insegna la storia, che è fatta anche da eventi molto violenti, di civiltà che si sgretolano e si ricostruiscono, assolutamente andrebbe insegnata in un modo, andrebbe fatta vivere questa storia. Vivere, abbiamo tante modalità per far vivere questa storia, abbiamo la tecnologia, abbiamo il cinema, ci sono un sacco di modi per far vivere più approfonditamente determinati eventi. Sicuramente poi la storia è soggetta ad accumulo di informazione, quindi anche questo è importante, che siano viste e insegnate ovviamente le cose importanti, no? Se uno può fare a meno magari di insegnare una cosa che magari la storia geologica che ha un'importanza fondamentale, ma che magari può prendere meno tempo nell'insegnamento a favore di magari eventi che hanno davvero cambiato il corso del mondo e della civiltà occidentale, anche questo è un tema importante. E poi appunto è quello che avevo già accennato prima, cioè la differenziazione tra immaginario simbolo poietico e immaginario etiologico. Cioè non bisogna prendere le persone come se fossero appunto dei computer da riempire di informazioni che sono soprattutto informazioni sature, violente, che sono informazioni che non lasciano la capacità la capacità creativa, la capacità riflessiva, ma bisogna insegnare in un altro modo, integrare quest'altra modalità, che è una modalità che non è satura, che è creativa, che è iconica, che lascia spazio alla cooperazione, lascia spazio a un mondo pacifico e creativo. Quindi tanto fanno le metodiche di insegnamento e poi sicuramente bisogna tenere ovviamente alla base di tutto un'etica, perché l'insegnamento, e quando anche il professore parlava mi ha fatto venire in mente Platone di fatto, perché la scuola dei talenti, se noi pensiamo nell'antica Grecia, che adesso le persone non lo sanno, non se lo ricordano, però nell'antica Grecia, dobbiamo concludo, solo questa cosa, si studiava... No, c'è una discriminazione, voglio dire, no, poverina, sempre lei. No, ma ha ragione, parlo troppo, ha ragionista, non c'è nessuna discriminazione. Allora, ecco, stiamo attenti anche alla strumentalizzazione ideologica, soprattutto nell'insegnamento, che è una cosa su cui bisogna veramente stare attenti. La storia è una cosa, l'interpretazione della storia è un'altra, oggi spesso a scuola viene insegnata l'interpretazione della storia. E l'insegnante ha un ruolo profondamente importante nella civiltà. L'insegnante è alla pari di un medico. Noi mettiamo i bambini nelle mani degli insegnanti. Formano la mente, formano le menti. La mente è tutto. La mente è la nostra fortezza, quindi plasmare la mente è importantissimo. Noi oggi tendiamo invece a pensare che gli insegnanti, e poi ci troviamo a combattere con culture che nascono, chiamiamole culture, subculture, non saprei come chiamarle, sicuramente non culture con la C maiuscola. Quello che volevo solo dire, nell'antica Grecia si studiava la base per tutti, si studiava fino a 20 anni. 20 anni si studiava ginnastica, musica, matematica, arti, scienze, lettere. Dopo i 20 anni si studiavano per altri 10 anni le materie scientifiche, dell'epoca ovviamente, quindi Aristotele eccetera. A 30 anni chi entrava nella casta guerriera poteva fare il tirocinio, quindi dai 30 ai 35 anni, quindi vuol dire che diventava guerriero dopo i 35 anni.
chi non diventava guerriero ma doveva entrare in una carica dirigenziale, quindi doveva dirigere le società, studiava per altri 5 anni retorica e dopodiché faceva un tirocinio di 15 anni. Finivano di studiare a 50 anni. A 50 anni finalmente non erano più studenti ed erano pronti ad entrare nella vita adulta. Adesso abbiamo... Ma nel modello greco soprattutto c'erano 3 punti fondamentali. Capire chi è il cittadino e l'individuo. Il primo punto era capire chi era la persona che avevano davanti. Il secondo punto era capire quali erano le capacità, quindi i talenti. Il terzo punto era dirigere le persone nello studio dei propri talenti. Quindi questo è fondamentale ed è una cosa che oggi purtroppo non avviene. Basta, ho chiuso, scusatemi. Bene, mi dispiace essere tiranno, purtroppo non dipende né da me né dal Centro Machiavelli, i tempi sono ancora più tirannici di me, purtroppo. Vi ringraziamo per averci ascoltato in questa prima parte, lasciamo spazio alla seconda, che sarà moderata da Lorenzo Bernasconi. Grazie.